mentre attendiamo, vediamo di chiamare Luigi Mazzotta. Allora, vogliamo ricordare anche, come ci dice, allora, Luigi ci sei? Luigi, Eccoci. ok, perfetto Luigi, abbiamo avuto qualche impedimento tecnico, ma dunque vediamo Luigi, perfetto, ti vediamo anche. Allora, comincia da questo momento la rubrica I conti in tasca, sono le 18.09, diciamo che fino alle 18.35 si potete andare avanti, che poi c'è l'appuntamento successivo. Io lascio la conduzione, favorisco l'ingresso in video di Gianni Colacione e Luigi Mazzotta. Ecco, a voi la parola. Allora, di nuovo salve a tutti, salve Luigi. Buonasera. Allora, Luigi, ormai di giorno in giorno abbiamo delle novità a livello anche internazionale, delle notizie, delle dichiarazioni relative alla finanza, che pare che ormai sia il filo conduttore un pochino anche dell'andamento della politica dei singoli stati. Sai aggiornarci appunto sugli ultimi eventi importanti di questa settimana? Sì, allora ragazzi, io partirei proprio dai 2 minuti, un minutino che ho dedicato durante il comitato che abbiamo tenuto lì a Roma, dove io appunto parlavo di questa crisi economica, politica, finanziaria, che non riguarda soltanto l'Italia, ma riguarda un po'. E quindi ogni paese, diciamo, singolarmente non riesce a iniziare, a procedere, a fare delle strutture, no? A delle riforme strutturali all'interno di ogni paese. Non c'è questa capacità. Siamo incapaci su questo. Per cui io dicevo che deve essere l'Unione Europea a proporre delle iniziative che possano riguardare anche piccole riforme che riguardano un po' tutti i paesi dell'Unione, perché solo attraverso queste iniziative noi potremmo poi ridare un minimo di credibilità, ecco, a un mercato che in effetti poi soffre da tutte queste notizie negative che arrivano. Sembra che qualcosa si stia smuovendo, nel senso che noi ora mercoledì 23 ottobre c'è un vertice insomma importante dove c'è stato l'appello dei ministri finanziari e dei banchieri, c'è un vertice del G20 dove ci sono ministri finanziari e banchieri centrali e che loro appunto sostengono un piano di sostegno per le banche, con l'urgenza di risolvere questa crisi del debito. E tra le questioni centrali di questo vertice si caratterizzeranno il ruolo e la dotazione del fondo salva stati, la ricapitalizzazione delle banche, che dovrà avvenire insomma in tutta Europa, e l'aumento del default selettivo della Grecia a carico dei privati. Questa è una crisi che si sta trascinando troppo a lungo, senza essere poi adeguatamente affrontata. Ecco, questo è il problema principale che si sta ponendo l'Europa. E ora pare che il tempo sia scaduto, o quasi. Perché ormai i rischi di contagio sono evidenti e ci si aspetta delle risposte concrete e definitive a questo vertice che si terrà il 23 ottobre. E un piano globale dovrebbe essere di risposte energiche, si possono fare grandi cose, secondo quello che ha dichiarato Geithner, dopo aver saputo, diciamo, di questa notizia, di questo vertice. E queste grandi cose le possono fare insieme in un'azione voluta sia la Francia che la Germania.
diciamo che questa è una buona notizia che potrebbe ridare un minimo di slancio alla credibilità per approfondire questi temi, cercare di appianare le divergenze e capire come è possibile, come sia possibile superare questi ostacoli che ancora ci sono. Luigi, tanto per la comprensione, tu hai parlato di default selettivo, ormai questa parola default è entrata ormai nella terminologia, sì, corrente per forza di cose, ma questo aggettivo selettivo che cosa indicherebbe? Default selettivo della Grecia? Ma default selettivo, perché ormai la Grecia sta avendo parecchi soldi dall'Europa, per cui ci vuole anche una, deve essere un default guidato, ecco, perché sicuramente se dovesse andare in default la Grecia significherebbe che noi avremmo insomma una ricaduta dal punto di vista sia economico che finanziario molto ma molto superiore rispetto alla crisi che stiamo vivendo ora, e quindi si dovrebbe cercare di creare, ecco, un default, diciamo, selettivo, che avviene insomma in modo da non far pesare troppo poi l'andamento insomma di tutto un ciclo economico finanziario che è negativo, che sarebbe negativo. Ma tra l'altro c'è da dire che poi non conviene a nessuno che la Grecia vada in default, perché la gran parte del debito poi in effetti da pagare, quelli, cioè, è tutto della Germania e della Francia. Se vogliamo, anche le nostre banche non sono molto esposte, le banche italiane sulla Grecia, ma soprattutto la Germania e la Francia subirebbero un colpo, perché tornando poi alla dracma, in effetti loro non pagherebbero neanche una rata di tutto, di questo mutuo, di questo prestito che hanno avuto. Comunque diciamo che in tutto questo ora c'è un'altra tranche che sta arrivando ora a ottobre, insomma, alla Grecia, però chiaramente questo non basta, ecco perché io prima mi riferivo a delle riforme che l'Europa deve fare in modo che insomma gli altri paesi possano poi cercare di avere un minimo di slancio, un po' di spinta per migliorare la nostra situazione. Ma ascoltami, io volevo ricordare, no? Okay, vai. No, volevo ricordare che diciamo anche il Fondo Monetario Internazionale è intervenuto a favore della Grecia, non solo, ma anche del Portogallo e dell'Irlanda. E sono stati, il Fondo Monetario Internazionale ha sborsato fino a oggi, insomma, sono 30 miliardi per la Grecia, 27.3 per il Portogallo e altri quasi 22 miliardi per l'Irlanda. Cioè il Fondo Europeo Salva Stati invece è stato appena potenziato, perché ora c'è un fondo anche Salva Stati e dovrebbe avere la capacità, ha una capacità effettiva insomma di una cifra abbastanza considerevole, che va intorno ai 440 miliardi di euro. Quindi il Fondo Monetario Internazionale può assumere, in questa fase potrebbe assumere un ruolo molto più centrale rispetto a quello attuale per la soluzione della crisi in Europa. E diciamo che è un nuovo strumento, ecco, è un prestito a breve che potrebbe essere utilizzato anche da paesi come la Spagna e l'Italia. Diciamo, ci sono nuove proposte per una nuova linea di credito che fornisca la liquidità a breve termine e che si possa rendere operativo in modo molto ma molto rapido, perché noi abbiamo la necessità di essere rapidi in questa fase. Inoltre c'è da dire che la prossima settimana sarà presentata dalla Commissione europea una direttiva contro l'insider trading, per rafforzare le sanzioni sugli abusi di mercato e chiedendo ai paesi di punire penalmente questi fenomeni
che si stanno verificando. Spieghiamo bene cos'è l'insider trading, Luigi. L'insider trading riguarda delle notizie riservate che vengono poi, insomma, usate in modo speculativo da operatori di borsa, facendo logicamente degli interessi propri e quindi non rispettando la legge del mercato che riguarda appunto, insomma, la domanda e l'offerta. Loro riescono ad avere queste notizie riservate, ma la cosa è che ci sono poi, c'è questa commissione che in effetti poi si è accorta che nell'unione dei 27 paesi ci sono queste manipolazioni di mercato. Ma io mi meraviglio che loro se ne siano accorti oggi, perché già Geithner, quando l'anno scorso, quando 2 anni fa venne in Europa, lui ci parlò, quando ci fu la crisi dei subprime in America, insomma, di una riforma dei servizi finanziari. Quindi queste cose erano già si dovevano fare a suo tempo, questa, diciamo, riforma, o questo minimo di riforma che riguarda l'insider trading. E comunque, insomma, queste sono manipolazioni di notizie, per cui bisogna assolutamente intervenire. Questa è una, diciamo, una notizia positiva, ecco, se vogliamo, perché riguarda un minimo di riforma sui servizi finanziari, ecco, sulla finanza. E questi poi sono fenomeni che vengono considerati in modo diverso da paese a paese, e chiaramente vanno tutti a danno del mercato unico. Se voi pensate che chi vuole manipolare, no, il mercato, va a scegliere il paese nel quale la legislazione è la meno severa. Prendiamo ad esempio la Bulgaria, che non punisce penalmente gli abusi di mercato, mentre invece abbiamo paesi come la Slovenia, la Slovacchia e l'Austria che perseguono penalmente l'insider trading. Quindi si presuppone che questa commissione europea intenda introdurre nelle legislazioni nazionali queste regole minime sulla definizione degli abusi di mercato più gravi. Questo è quello che riguarda l'insider trading. Sì. Senti, Luigi, tu prima ci hai parlato di momento ovviamente di crisi che ha passato l'Irlanda, e su cui io ovviamente non sono assolutamente competente, però su cui ho sentito che si è parlato e si è commentato, si è chiosato appunto su questo momento di profonda crisi dell'Irlanda, non so se chiamarlo poi tecnicamente default, però in un modo, diciamo, particolare, come se fosse stato un qualcosa di speciale, proprio solo fenomeno irlandese, un default un po' speciale con un esito molto, molto particolare e poco dannoso per tutta la comunità europea. Ci sai spiegare un pochino il motivo di questo? Ma guarda, io veramente dalle notizie che ho sembra che l'Irlanda invece, almeno quest'anno, insomma, si stia comportando bene. Noi ricordiamolo che chiaramente, insomma, questi prestiti che vengono concessi poi devono essere restituiti con interessi che vanno dal 7 fino al 15%. L'Irlanda fino a 2 anni fa, in effetti, quando ha avuto, insomma, i primi prestiti, si è trovato in una situazione veramente molto, ma molto pericolosa, nel senso che in effetti poi hanno dovuto salvare una sola banca in Irlanda che poteva tranquillamente fallire. Hanno dato questi soldi soltanto a questa banca e quindi in effetti poi tutto si è promulgato su questa situazione. Ora quest'anno pare che i conti dell'Irlanda non siano negativi, almeno dalle notizie che io abbia, rispetto agli altri paesi, al Portogallo per esempio. Io credo che l'Irlanda uscirà tranquillamente dalla crisi, perché a parte che è un piccolo paese che potrebbe tranquillamente crescere nel futuro degli anni. E poi io penso che a livello proprio di Ministero dell'Economia, insomma, credo che
si stiano dando da fare per cercare di uscire fuori da questa situazione, ecco. Senti, un'altra cosa che ti volevo chiedere, si parla anche di una certa, tra virgolette, specialità in questo periodo di crisi da parte di tutti gli singoli stati europei della Spagna, nella quale ovviamente ha anch'esso un momento di crisi profondo, però presenta delle prospettive di recupero che per esempio l'Italia non ha, che l'Italia insomma fino a poco tempo fa era dal punto di vista anche economico più avanzata rispetto alla Spagna. Perché questa differenza secondo te? Ma io credo che Zapatero in Spagna abbia fatto molte cose positive, però la cosa negativa su cui insomma lui è caduto è stato, diciamo, il comparto immobiliare, perché si è ritrovato lui improvvisamente in una Spagna dove sono stati costruiti tantissimi appartamenti, tanti alloggi, e non c'è stata poi, logicamente, con la crisi che era in atto, non c'è stata poi la possibilità di acquistare questi appartamenti. Il vantaggio che ha la Spagna rispetto a noi è quello che Zapatero poi dopo lui convoca nuove elezioni, cioè si va a votare un'altra volta, mentre invece in Italia noi ci troviamo in una situazione in cui il governo non riesce a governare, non c'è opposizione, non conviene neanche andare a votare perché c'è una riforma elettorale pessima, e quindi c'è una fase di stagnazione politica molto superiore rispetto a quella spagnola. Ciò nonostante c'è da dire che però l'Italia rispetto alla Spagna il sistema bancario è molto più efficiente, ecco, e questo diciamo ci agevola un poco rispetto agli spagnoli. Diciamo che ci sono dei vantaggi sia positivi che negativi che riguardano tutti e due i paesi. Noi politicamente siamo molto svantaggiati rispetto a loro, però forse economicamente siamo un poco meglio, ecco, se vogliamo la possiamo girare così. Diciamo che un pochino avvalori la tesi che è stata frutto dell'interpretazione delle parole di Tremonti sul fatto che comunque le elezioni spagnole, dando appunto offrendo una prospettiva di rottura politica, siano state di incoraggiamento al mercato diciamo della borsa interno, e quindi hanno anche uno spread più basso, perché insomma c'è più fiducia sì. Risparmiatori. Sì, comunque guarda, diciamo che la situazione dell'Italia, il quadro congiunturale dell'Italia è sicuramente comunque peggiorato, e gli indicatori poi ci confermano la debolezza della domanda interna, e su cui incidono poi le sfavorevoli prospettive dell'occupazione, perché il problema nostro è l'occupazione, e chiaramente anche accresce anche l'incertezza sulla situazione economica generale. Quindi l'Italia insomma sta vivendo ora una fase che dovrebbe cominciare minimamente, non voglio dire uscire totalmente dalla crisi, ma sicuramente non andare più sotto di come stiamo andando. Ci sono ora dei dati, insomma possono sembrare un po' così, però almeno ci danno un poco di un minimo di conforto, cioè nel senso che sul debito pubblico. Stato, sul debito pubblico sì, che il debito pubblico dal mese di luglio insomma nel mese di agosto è diminuito rispetto al mese di luglio, ecco, di 10 miliardi è diminuito, da 1899 non so sono diventati insomma 10 miliardi in meno. E poi c'è il dato del tesoro che invece conferma un buon andamento dell'IVA per quanto riguarda le entrate, cioè ci sono entrate di più 1,7% nei primi 8 mesi dell'anno, questo è. Io sinceramente sono un poco preoccupato in Italia per quanto riguarda la situazione dei mutui. Mi voglio augurare che cioè non si vada incontro nei prossimi anni
all'impossibilità di poter pagare queste rate dei mutui, perché i mutui sono ventennali, venticinquennali, insomma ci sono tanti anni da pagare, quindi magari con questa crisi anche economica, del lavoro, ci sono gente che è precaria. Ecco, insomma, dovremmo impegnarci molto sul fatto di creare nuove prospettive di lavoro, insomma, dare molto spazio ai giovani. Io sono perfettamente d'accordo con l'analisi di Draghi. E io l'ho detto anche in un'altra mia intervista fatta qui ai Conti in Tasca. Io vedo io Draghi lo vedo un radicale, ma nel senso che nelle sue tesi, nelle sue analisi, lui cerca di andare incontro alla verità, segue l'economia e quindi cerca di dare anche dei segnali di crescita, di sviluppo per il paese. E quando lui ci parla dei giovani, di investire sui giovani, quelle sono parole sacrosante, perché se noi non investiamo nell'università, non investiamo nella ricerca, e insomma non investiamo nell'istruzione, come potremmo poi dare forza a sviluppare gli altri settori del paese che stanno pagando, insomma, delle grosse conseguenze? Noi in questi ultimi 10 anni 15 anni stiamo perdendo ogni anno credibilità, lavoro, insomma forza, la politica è in crisi. Quindi io Draghi lo vedo veramente, ora si insedierà alla BCE, e credo che sicuramente Draghi si impegnerà per fare delle cose importanti per l'Europa. Quindi, cioè, io non voglio essere, diciamo, ottimista, però non voglio essere neanche pessimista in questa fase. Dal punto di vista della finanza, secondo me, io lo dissi anche nell'ultima trasmissione, il ciclo ribassista è finito. Ormai abbiamo toccato una fase su cui non si può andare più giù. E è chiaro che io non vedo assolutamente un mercato al rialzo che possa invertire la tendenza. Però vedo una fase di stasi, ecco, una fase di un mercato costante, abbastanza volatile, dove logicamente, insomma, c'è la possibilità di fare buoni affari anche nel giro di poco tempo, eh? E questo poi logicamente dipende anche dalla scaltrezza e dalla conoscenza della finanza, perché io sono convinto che ormai il ciclo negativo anche delle stesse banche, ora che verrà, insomma, consolidato anche un po' il salvataggio della Grecia, ripartirà un po' l'economia verso il rialzo, perché abbiamo toccato il fondo, quindi la borsa è così, non può mai salire sempre e non può mai scendere, però ricordiamoci che i mercati anticipano sempre, e poi le notizie dell'America non sono negative, come tutti quanti prevedevano e dicevano, l'America andava in recessione. L'America non va in recessione, perché ci sono dei dati buoni per il prossimo anno, cioè prodotto interno lordo, c'è una ripresa in America, sarà minima ma sicuramente condizionerà anche gli altri mercati. Poi l'Italia nell'ultimo periodo, ora pare che all'estero, con il commercio internazionale, pare che stia avendo un minimo di risveglio, perché in effetti poi noi soffriamo molto di consumi, dei consumi interni, mancano quelli, consumi interni, ma all'estero la nostra produzione abbastanza bene, tutto sommato. E poi ci sono delle aziende che ti voglio sollecitare con una domanda che viene, sì, dalla chat, da Silvana Bononcini, che chiede: siamo d'accordo che in Italia i liberali siano delle Cassandre? Ma in Italia non c'è mai stata la vera concezione liberale, ce l'hanno nascosta, ce l'hanno oscurata, e alla fine ci siamo ritrovati in questi 60 anni dominati dai tre partiti di massa, che erano il Partito Comunista, il Partito Fascista e la Democrazia Cristiana. Noi siamo gli unici che vorremmo cercare di rivoltare il paese. Ma lo sappiamo, Silvana, dobbiamo eliminare i partiti politici, dobbiamo fare la riforma elettorale in senso maggioritario uninominale, perché è quella che ci consentirà poi
con i cittadini di poter sviluppare nuovi progetti per un futuro e anche altre riforme, perché senza una legge elettorale che ti consenta di poter decidere in un collegio uninominale il tuo candidato, e noi non possiamo andare da nessuna parte, siamo manipolati dai partiti politici che stanno tutti a centro, un po' a sinistra e un po' a destra. È la partitocrazia di cui ci parla Marco, no? E logicamente poi nessuno fa nulla su questa cosa. Noi dovremmo essere noi cittadini a capire di volere mandare tutti a casa, farlo in modo non violento, nell'urna, e dimostrare che alla fine, insomma, ci vuole un nuovo sistema elettorale che ci dia forza per mandarli a casa questi partiti politici. Volevo chiosare su questo Luigi, che occorrerebbe anche, diciamo, che ci fosse una scelta da parte anche dei cittadini, ovviamente dei candidati, con delle primarie che siano, insomma, serie, perché altrimenti voglio dire, anche il candidato imposto comunque sia è sempre poi un gioco di partito, cioè si impone una certa scelta, una certa cerchia, mentre invece con delle primarie che potrebbero per esempio essere inserite proprio all'interno di una legge elettorale, però sinceramente io la vedo un po' dura, anche se penso che sarebbe un'ottima riforma. Tu che ne dici, Luigi? Ma guarda, io dico che qualsiasi cosa venga avanti, insomma, venga bene, basta che sia legale. E se noi dobbiamo fare delle primarie illegali, come sono state fatte per esempio a Napoli ultimamente, insomma, dal Partito Democratico, cioè credo che le primarie non servono a nulla a questo punto. Cioè le primarie devono essere veramente lo strumento che consentano a candidati di presentarsi davanti alle persone e, appunto, insomma, i cittadini possono poi decidere il piano di governo e, insomma, l'indirizzo politico del candidato. È chiaro, è fondamentale che noi andiamo a votare direttamente in un collegio uninominale il candidato, insomma, che si propone. Non possiamo continuare a vivere in un sistema politico elettorale dove è il partito che decide chi è che deve entrare in una lista. Sono i cittadini che devono decidere, va cambiato tutto il sistema. E voglio augurarmi che veramente, insomma, alle prossime elezioni, cioè ci si faccia ora in questi due anni una riforma elettorale, ma che non sia il terzo polo, perché il terzo polo sarebbe il consolidamento poi della partitocrazia. Certo. E si dovrebbe arrivare a un doppio turno al massimo, come un sistema francese, un doppio turno, così almeno, insomma, i cittadini hanno più garanzie, più possibilità di poter decidere. Luigi, il nostro tempo vola, volevo sollecitarti con un'ultima domanda che ci pone Silvana, che è praticamente una tua impressione sui disastri di Equitalia. I disastri di Equitalia, quelli purtroppo non sono recenti. E sappiamo che arrivano ormai cartelle pazze, impazzite, dappertutto, anche a me me ne sono arrivate ultimamente. E io sinceramente non ho una soluzione per come risolvere questa situazione di Equitalia, ma sicuramente i cittadini dovrebbero fare in modo da non dico, cioè, di rivendicare, insomma, dei diritti, delle cose, perché queste, cioè, quasi ormai si parla di ladri. In Italia ci sono ormai tutti questi istituti che rubano legalmente, in modo legale, i soldi dei cittadini, ma lo fanno anche con le pensioni. Quando tentano, per esempio, ti arriva una carta a casa di un vecchietto che magari non ha assistenza, non ha niente, gli tolgono una parte della pensione perché dicono che lui gli deve ritornare dei soldi. Cioè, capitano queste cose. Ecco ragazzi, purtroppo il tempo a nostra disposizione è scaduto, ci siamo anzi allargati di qualche minuto. Se sei d'accordo, Gianni, io chiuderei qui lo spazio con i consigli. Sì, va bene. Diamo ovviamente appuntamento a Luigi prossimamente per aggiornamenti importanti sulla situazione finanziaria.
Va bene, perfetto. A presto. Io ringrazio, grazie Luigi. Ringrazio Luigi Mazzotta e Gianni Codacione, torno nello studio di Lecce.